Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la settima puntata della serie Cacao Meravigliao. Oggi sono in compagnia di Budir qua a fianco a tutti. A me. Poi abbiamo Energy che sta seminando la soia all'altro campo. Ciao a tutti ragazzi. DVD. Ciao a tutti. Dopo dovremmo avere Mosterina. Dovremmo avere Mosterina in ufficio. Sì, non so. No, è qua che mi sta sorvegliando. Non so se sia in ufficio o se mai è andato a berci un caffè. Può essere che dopo torni. Qua. Bene ragazzi, come vedete stiamo ultimando qui la trebbiatura della soia e abbiamo trebbiato dietro le quinte tutti e due i campi e adesso ragazzi c'è una bellissima offerta della soia al treno a 1700 passa, quindi bisogna svuotare tutti i silos di casa, diciamo, al treno in maniera più rapida possibile. E niente, andare anche con i secchi e tutto e andare a venderla. Capotranno Mosterina, penso. No, che fa danni che dopo deraglio trovi il treno dall'altra parte del mondo. No, ragazzi, lui va col treno, amico, passare il coritatore. E praticamente dobbiamo cercare di vendere il più possibile per poter guadagnare il meglio. Dopo queste vendite vedremo di andare a fare anche delle modifiche agli attrezzi che abbiamo, dato che ho visto che si può anche aggiungere, come dire, una seminatrice a un erpice, un coltivatore che abbiamo, quindi insomma però c'è un sì o un no, perché sì, magari semina solo alcune cose adesso, solo penso, mi sembra prometto orzo, erba e vabbè, intanto la sfruttiamo per quello che è, dopo eventualmente quando verrà il momento faremo praticamente un nuovo. Oh Marco, acquisto. Sento che l'immigrato se non hai il treno se sei impinato tutti i rimorchi. Mi fa una domanda. Cioè, già manutenzione costa di suo. Se in più andiamo. Ma se torna in drio, se arriva a scarico, non che neanche scaricato il torna in drio. No, non sono arrivato lo scarico, io non sta a mentire. Oh guarda, dove che ha detto forse di operare? Sottoterra? Ah, mio Dio. Il capotreno Mosterina sta aspettando il campo. Oddio. Ah, poi dobbiamo, cioè, qua già prevedo deragliamenti e perché è appena detto che mi sono schiantato contro qualcosa. Andiamo a proposito di canne, a proposito di canne a zucchero, andiamo a vedere a canna a zucchero il campo 14. Così. Ecco, deve ancora crescere niente, difatti non abbiamo mandato avanti il tempo più di tanto, quindi ancora il campo no, bisogna tutto mandarlo avanti adesso perché c'è un'offerta e non si può. No, adesso no, però insomma appena iniziamo a mandarlo avanti andremo a vedere. Intanto qui stiamo procedendo con la sliquamatura dei terreni, sempre con liquid manure, diciamo del biogas, che adesso andiamo a vedere quanto ce n'è restato, giusto per capire se dobbiamo comunque andare a fare un po' di orzo frumento per andare a vendere un po' di paglia o altro. Dov'è la botte? Qua. Attiviamo. Praticamente sono rimasti 27.000 litri, insomma, no, proprio tanto, ecco. Forse ci basta a filo per ultimare quel campo lì. Quindi ragazzi, prossima volta che andiamo a seminare i campi dobbiamo tenere conto il campo grande qua di farlo di orzo o frumento io. Difatti sì, stavo per dire i campi più grande orzo o frumento, magari quello che vale di più adesso vediamo un attimo, magari facciamo il orzo, ne abbiamo già tanto perché l'avevamo fatto anche la scorsa volta, abbiamo venduto tutto mi sembra. Frumento abbiamo 0 litri, quindi magari facciamo un po' di frumento e magari possiamo anche comprarla l'imballatrice, se è stato la noeggio che adesso sicuramente sì, adesso sicuramente con le vendite della soia per, diciamo, nelle prossime puntate andremo a comprare definitivamente sicuramente l'imballatrice e poi penso anche il carro autocaricante. Il trattore ovviamente bisogna aspettare un po' ancora, dobbiamo ancora coltivare un po' di cose. Ma un motocoltivatore per l'immigrato. Ah beh, quella sicuro. Io invece ho visto una qualche in offerta. Qualche anziano bravo, meglio ancora secondo me Zappa, anche perché sicuramente è ecologica e sì, meglio. Io opterei più per la zappetta. Sì. Ma quella visto che faccio bene quella più piccola. Quanti? La zappa al motore Euro 10. Sì, tu sicura? Anche dollari?
perché Maria Vergine, questa qua devo risparmiarla. Perché in bagno qua, insomma, opterei più per un euro 1, forse euro 0, comunque. E sterline 4 anche. Vediamo. Beh, guarda che se il fa gas come che ha fatto l'altra volta l'immigrato, altro che ma euro quello zero. È gas metano, stava producendo euro meno 50 autobus. No, euro 0. Bene, qui intanto procediamo finché i silos non sono praticamente svuotati tutti. Mancano ancora 90.000 litri. Intanto possiamo andare al treno, magari pian piano caricare i rimorchi, così anche scusi, i vaguni, così anche vediamo. Io ti sconsiglio, sai, di andare al treno perché c'è Mosterina. No, io guardavo più che altro perché ho detto, beh, faccio un tuffo in piscina dato che fa caldo e il sole fuori. Ma vai a elaborare sta seminatrice. Io vorrei sapere, no, scusami un attimo, perché io vorrei sapere come mai la macchina è dentro la piscina. Qua i danni li paga l'immigrato. Aveva caldo la macchina. Ma è una macchina anti-goccia, tutta isolata. Idrofoba. Era anfibia. Va bene, dai. La rana che salta. Stiamo tranquilli perché eventualmente potrebbe esserci degli omicidi in giornata. Ma va. Marco. Mi dica, Mosterino, mi dica. Sì. Trovi le porte di casa un po', diciamo, danneggiate? È perché non frenava bene la macchina e quindi ci ho passato attraverso. Ecco, chiama anche il muraro adesso. Va bene, vediamo di compiere in media subito l'omicidio, così giusto per togliere un peso. Vabbè ragazzi, continuiamo perché qui adesso devo pensare come commetterlo, casomai se avete un consiglio. Hai un consiglio. Treno, quindi cavate dalla strada che ti tiro sotto. Ma sei un treno, vecchio, qualcosa. Cosa ho dovuto fare? Vecchio. Stai buona, che hai la macchina dentro la piscina. Hai bisata che t'hanno dentro. Guarda che bella che aveva. È l'unico tuo mezzo di trasporto, se tocca andare a piedi o in bicicletta tutte le parti della città. Allora ragazzi, vediamo di fare la modifica qui al coltivatore. Allora, vediamo un attimo qua. Vedete che qua i tasti, manca sempre un tasto da sistemare. Configuriamo praticamente design standard, oppure possiamo mettere con 5.000 euro seminatore. Praticamente dovrebbe aggiungersi il costo 6.000 euro, quindi neanche un cifrone. Dovrebbe aggiungersi dei serbatoi, diciamo, sopra. Ecco qua, difatti, il serbatoio. Con 6.000 euro abbiamo seminatrice per frumento mais. No, frumento, scusa, orzo e erba e basta. Per frumento e orzo e erba. E quindi diamo anche una mano, così con una passata possiamo fare praticamente tutto. Praticamente abbiamo due seminatrici finalmente. Vamos. Abbiamo due seminatrici. Abbiamo due seminatrici. E anche praticamente incorporato anche un erpice che possiamo utilizzare quando andiamo a seminare le altre cose. Anche se c'è già semente dentro e non vogliamo seminare, basta. Cioè, non accendere la seminatrice in teoria. No, semina lo stesso. Dovrebbe. Dovrebbe potersi disattivare il seme. Non so adesso provo a farlo. Toglie, scaricata tutta comunque. E facciamo frumento allora sulla drugamma. Sì, frumento perché oggi ne abbiamo già tanto. Allora ragazzi, andiamo. Non ti è tanto, però abbiamo semplicemente in più. Andiamo alla compagnia di trasporto a vedere che Mosterina va a scaricare praticamente più di 130.000 litri di soia. 142.000. Ecco, 142.000. Guarda che si può attivare e disattivare la seminatrice, hai ragione, sì, bravo. Ecco qua. 142.046. Adesso qui aspettiamo Mosterina. Il prezzo, ragazzi, è a 1732, ancora in salita, su 1000 litri, quindi dovremmo guadagnare questo giro un bel po' di soldi con la soia, e chissà che dopo possiamo magari andare a fare qualche acquisto. Sicuramente la prossima puntata andremo ad acquistare l'imballatrice, il rimorchio per le balle innanzitutto, e dopo se soldi ne avanzano magari, o un trattore. Adesso vediamo se ci serve un trattore perché siamo un po' o se magari è meglio magari andare ad acquistare una testata per la Mititrebbia.
che modo da poter per la moto sa per trebbiare, diciamo, più più ettari in meno tempo. Vai Mustelina, scarica, si gira a manovella qua sotto il rimorchio ed ecco i soldi che vanno su. Siamo già arrivati a 300.000 euro, 341.000 euro, diciamo, li abbiamo raggiunti, quindi devo dire intanto un po' l'abbiamo fatta. 376.000 euro raggiunti, quindi devo dire che ne abbiamo veduta molta. Il prezzo comunque sarebbe restato ancora alto, 1733, molto molto buono, molto buono. Adesso c'è l'orzo che sta un po' crescendo al forno, però io quasi quasi direi di, forse se abbiamo tempo, di trasferirlo magari al treno, perché metti che c'è una bella offerta al treno, siamo subito pronti a venderlo. Sta salendo anche il prezzo delle canne da zucchero, è 244, adesso lo teniamo d'occhio, magari vendiamo qualche rimorchio, adesso vediamo. Bene, proseguiamo e andiamo a vedere appunto il nuovo RPG con la seminatrice, diciamo, aggiuntiva. Bene ragazzi, allora stiamo andando avanti con la semina del frumento, come vedete il nuovo attrezzo qui, diciamo, va bene, però se dovete ritoccare il campo meglio che lo fate con una seminatrice e basta, perché lui comunque sempre prima erpica e poi semina. Se volete praticamente che non semini ma erpichi e basta, basterà diciamo disattivare la seminatrice tenendola semplicemente spenta, dopo col tasto giusto basterà abbassare l'attrezzo. Praticamente lavoro 3,5 metri e niente, funziona. Adesso qua dopo faremo estate e campo. E da qua non neanche ha preso. Vedete che fa comunque sempre la zona erpicata, e ovviamente lascia le righe. Se dovete andare a correggere, dovete sempre partire dall'esterno, dall'interno campo, andare verso l'esterno. Adesso vi faccio vedere, perché altrimenti quando giri, secondo me dovrebbero dare un centimetro in più alla seminatrice in modo da coprire, diciamo, quando si gira le scie lasciate praticamente dall'erpice. Dopo manca anche qualche animazione, se vogliamo dirla tutta, per esempio un rullo parea stazionata che non vedi passava qua di là. E il rullo posteriore, il rullo posteriore ovviamente non gira. Caricare un pallet, tio. Guarda, tisi, che sterciata, che cazzo, trattore. Oh là. Il volante è torpa. Il volante qua ormai. Il volante volerà. A vita breve, a vita breve. Sì, sto preoccupato. Come vedete non gira il rullo posteriore, come non gira anche la catena che dovrebbe, diciamo, muovere i semi all'interno della seminatrice qua dentro, qua che viene ricaricato. Tiene un po' poco, perché tiene intorno ai 580, quasi 600 litri di semi, però diciamo che è per dare così una mano, e con un attrezzo solo, diciamo, possiamo fare due in uno, ecco quello che ci serve. Mancherebbe il serbatoio e il fertilizzante se proprio vogliamo creare una cosa più completa, però vabbè, sti qua esito pestare quello che ho appena seminato e tra poco fanno una brutta fine tutti quanti. Dopo li metto a seminare a mano con la zappetta e con i semi, con i sacchetti. Ma Mosterina cosa dice che lasciate, che trattate così la sua macchina? Beh, guarda che ha buttato dentro la piscina prima, pensati. Cosa che fate? Brutti esseri. Ecco, vedi, adesso è arrivata, adesso è una macchina che serve per lavorare questa. È una macchina agricola. Sì, ma bisogna mettere un cassone. Ma è una macchina agricola. Anzi, neanche, perché non ci arriva. Oh, vabbè. Non soddisfa neanche quelli. Non riesco a scappare. Con la mia macchina prima che venga lì con il motoscioppo e qualche fucilata nel... Ma io metto via. Mamma mia. Mostrino l'attacco qua. Il cuscinetto del side che ha preso appena fuoco per evitare energy. Io sto seminando.
puoi mettere un gancio traino su sta macchina, ma con attaccare un rimorchio o altro modo. Ecco. Edo adesso senza bancaletto e noi siamo riempiti. Sì. Beh, guarda, bene ragazzi, qui ormai è quasi ultimato il campo, c'era anche una buona offerta della colza e sì, adesso bisogna trasferire quei 30.000 litri che sono a casa in modo da, diciamo, da venderla tutta al treno. Ultime due passate o ultima passata quasi. Manca no, semi e voi altri. Con la mia no, no, sono a posto. Ora ragazzi vendiamo anche la colza, quei 60-70 millilitri che dovrebbero... 63.227. Ecco, virgola 1. E... No. Bene, allora adesso vediamo, prezzo comunque abbastanza buono, colza siamo a 1347, contando che l'altro è 1200 e al forno è 900... comunque un bel prezzo. Così ragazzi, nella prossima puntata possiamo tranquillamente fare qualche bel acquisto, ecco, di col treno. Ma cosa c'è qua in favela, se fai il mestiere? No, stiamo costruendo delle case nuove qua adesso. Ah, più operai qua che lavorano i prodotti. Sì. Vado. Soldi, via soldi, dai che arriviamo a 500.000, dai. No, 461. Vabbè ragazzi, intanto vediamo così, i campi abbiamo appena terminato di seminarli e quindi adesso si tratterà di mandare un po' avanti il tempo finché crescono le cose, così andiamo a vedere anche la crescita delle nostre canne da zucchero, che comunque avendo fatto il video tutorial la potete trovare e non fra un altro, trovare tutto lì. Ok ragazzi, allora intanto qui abbiamo il primo stadio delle nostre canne da zucchero e direi che per oggi abbiamo lavorato anche abbastanza, quindi ci vediamo nella prossima puntata dove andremo a fare gli acquisti per imballare e raccogliere appunto le balle e venderle al biogas e dopo vedremo se necessita sicuramente anche una testata per la Trevia, dato che i soldi, diciamo, al momento ne abbiamo. Ringrazio qui gli operai, abbiamo Bullir. Ciao a tutti, prego. Budi. Ciao a tutti. Energy. Ciao a tutti. Edo. Ciao a tutti. Che fra poco salterà in aria. E Mosserina, che dovrebbe essere qui da qualche parte, adesso vedremo. Dai, dove è. Ciao, vedo. Ufficio, muoviti che devi venirmi a fare tre firme. Adesso arrivo. Aspetta, devo trovarmi l'ufficio prima. Non mi ricordo più dove ho messo l'ufficio. Aspetta. Ti vado a mangiare, ciao. Sempre pensare. Basta che non vai in bagno. Basta che non sempre ti pensare a mangiare. Basta che non vai in bagno che ci sarò io. Ma qua è possibile, tutte porte aperte, se 11 sera, cosa volete? Che entri in casa l'uomo nero qua, Mosterino. È l'amico dell'immigrato. Ah, è l'amico mio. Ci sono le carte sulla scrivania. Mamma mia, basta. Oh, qua scrivania. Mostrino, dove sei? Andata via, già andata via. Io non c'entro. Vabbè ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.